Presidente, per quanto riguarda la ciccia, le cose importanti, la strategia, ci sarà continuità oppure c'è un netto cambio di tendenza? Guarda, è una mentalità complicata, le cose buone bisogna continuare a farle, quelle altre bisogna cambiarle, però era già nell'impostazione, ad esempio, del programma. Faccio un esempio sulla ciccia grossa, la sanità. Abbiamo detto che tenere i conti a posto è un valore aggiunto. Ha permesso uno di non alzare le tasse ai marchigiani e credo che tutti quanti non siamo appassionati a innalzamenti fiscali, no? Quindi quando non si tengono i conti a posto in sanità, immediatamente tutte le aliquote fiscali vengono portate al massimo. Quindi tenere i conti a posto è un fatto positivo. Io vorrei continuare dentro quella scia che ci pone fra le poche regioni a starci. Però ecco, la differenza va a utilizzare un po' meglio le risorse che abbiamo proprio per rafforzare quei servizi dando risposta a questioni essenziali come liste d'attesa, pronto soccorso intasati, mobilità passiva cresciuta a dismisura, sono tutte azioni da riportare indietro. E così come progetti che fanno parte, il piano sanitario di 2 anni fa aveva tanti elementi di validità, il problema è che non sono stati realizzati. Quindi quello che c'era di buono in quei contenuti me li sono fatti miei, ma con l'obiettivo poi di realizzarli, il coraggio di portarli fino in fondo e così via. Quindi un atteggiamento estremamente laico, cioè, ripeto, quello che è di buono sicuramente non lo butteremo via, sappiamo anche che tante cose sono da fare, l'abbiamo dichiarato molte volte nel lunghissimo percorso iniziato con le primarie, finito con le elezioni di ieri. Della giunta spacca, non è stato rieletto, mi pare, nessuno. Lei può assicurare fin da oggi che non ripescherà tra gli esterni alcun assessore della vecchia giunta? Cioè può assicurare che ci sarà un cambio? Questo non l'abbiamo mai dichiarato, francamente non ho manco valutato che non era stato eletto nessuno, detto così. No, vale quello che dicevo prima, senza pregiudizio, insomma, nella misura in cui venisse fuori che nella quadratura del cerchio dobbiamo riutilizzare una risorsa, adesso non so manco in mente chi, che stava nella giunta precedente, una giunta precedente non è un tabù, lo faremo facendo quadrare senza una preclusione. Come dicevo prima, se è buono per il nuovo governo sicuramente ben venga, altrimenti si va avanti con il rinnovamento. Allora, lo dico con molto spirito molto laico, siccome mi sono arrivati 300 messaggi di telefono a Gianluca Viziaccio che mettono insieme telefonate, messaggi, tutti insieme. Io ho cercato di scorrerne un po', ma umanamente, dopo aver dormito due ore, aver fatto stamattina una decina di trasmissioni televisive fra regionali, nazionali, internazionali, no, Teresa Marino non è venuta, e cose di questa natura, non ho avuto neanche modo di sapere bene chi sono, anzi li ringrazio, tutti quelli che mi hanno mandato messaggi, eccetera, se non ho ancora risposto. Sappiano che per fortuna questi sono stati tanti, un po' alla volta, come ho fatto in altre occasioni, risponderò a tutti, ci vorrà un po' di tempo per, proprio materialmente, per poterlo fare. Sarà una regione che guarda un po' tutte le province, perché dal nord si aspettano qualcosa, no? Ma quelli del nord, se voi li avete ascoltati nei mesi passati, hanno detto, uno, che conoscendo bene me, ha detto la cosa che di sicuramente non farà è favorire il suo territorio, ma l'hanno dichiarato, non è che... Perché mi hanno già misurato nell'esperienza di amministratore di sindaco e l'ultimo quartiere dove si spalava la neve è quello dove abito io, per capirci, perché giustamente non bisogna utilizzare questi elementi in termini di favore. Si aspettano però che ci sia un'attenzione su tutto il territorio regionale, cioè da una distribuzione equa delle risorse, da un uso corretto delle risorse, si aspettano di più dove si sentono penalizzati. In realtà nessuno, a parte qualche tema specifico, ha questi dati. Ma quando parliamo di trasparenza significa anche costruire quel dato in modo che ci renda consapevoli se siamo trattati equamente o meno e andare avanti con un processo di riequilibrio di risorse, ma per dare servizi ai cittadini, non per favorire questo o quel territorio, ma per fare in modo che laddove siamo scoperti in termini di risposte, queste risposte ci siano. Lei è una delle poche soddisfazioni per il Presidente del Consiglio, ma queste elezioni sono problematiche, soprattutto i risultati in Liguria. Insomma, è in Umbria il PD, ha vinto sul filo di là. Una riflessione più generale sul PD? Guarda, allora, sì, è chiaro che avessimo vinto, con il secco in mano si fa anche la politica, però avessimo vinto in Liguria, oggi diremmo grande vittoria del PD, no? O del centrosinistra. La Liguria ha seguito un percorso simile al nostro con una piccola differenza. Le primarie, anziché essere un momento di unione del partito, è stato un momento di deflagrazione, tanto da avere una lista concorrente ispirata. Così divisi credo che difficilmente si vince,
E vale quello che abbiamo detto qua tante volte, aver fatto delle buone primarie è stato un grande supporto poi per tutto il resto del percorso, ovvero il Partito Democratico che fa correttamente il Partito Democratico è una grande risorsa. Ecco perché mi sembra il risultato meno negativo di come viene dipinto, che in Umbria ci siano stati problemi, che in generale dopo un anno di governo si paghi anche il fronte delle riforme fatte. Noi ci siamo accorti facendo campagna elettorale come spesso emergono molto di più, chiamiamole, le scelte che hanno toccato nervi scoperti rispetto a quelli che hanno fatto qualcosa di buono. Pensiamo all'IRAP, no? Da quanto tempo si dice che era importante togliere l'IRAP sul lavoro? Noi sappiamo che una scelta forte del governo Renzi è stata quella di togliere l'IRAP che gravava sui lavoratori a tempo indeterminato, quindi dando una spinta ai 200.000 che sono passati a tempo indeterminato dal precariato e sgravando di una quota importante di IRAP le imprese. Quanto è entrato questo argomento nel dibattito regionale? Pochissimo. Altri temi invece di riforma, magari anche quelli ancora compiuti, hanno pesato molto. Il governo, il governare, il portare avanti il cambiamento ha anche questi riflessi, questi pesi. Sono convinto che in Liguria avessero fatto, adesso detto così sembra come le Marche, ma non perché, magari come altri luoghi che hanno fatto il percorso in questa maniera, avrebbero avuto molte più chance di successo. Il Veneto si è visto, tra parentesi, lo stile di governo di Zaia è molto simile a quello che ho proposto, lui l'ha fatto prima, quindi eventualmente il copione sono io, in campagna elettorale, ovvero l'idea che il governatore deve stare, il presidente, più a contatto con i cittadini, con le comunità. Zaia è uno che si spende moltissimo sul territorio, quindi anche se non avrà avuto in questi anni risultati straordinari in termini di concretezza di governo, certamente ha avuto la capacità di tenere questo rapporto ed elettoralmente in un momento difficile ha pagato moltissimo, perché la vicinanza è una dimensione importante soprattutto quando le cose quando le cose vanno male, quando ci sono difficoltà, ed è uno stile di governo che ha pagato tanto. Lì credo che poteva candidare chiunque. Zaia avrebbe vinto le elezioni, è una partita già segnata fin dall'inizio. Nel caso della Liguria, probabilmente gestendo diversamente le cose, era possibile avere un altro risultato, se i numeri ci avrebbero dato ragione anche lì. 5-2, insomma, mi sembra alla fine soddisfacente rispetto ai rischi che avevamo e il peso che ha un governo che ha fatto tante cose, ma dove, chiamiamoli, i segnali di ripresa ancora sono deboli e non trasmettono sicurezza alla comunità. Io lo vedo come una convergenza di tre aspetti diversi. Uno, il peculiare delle Marche, il fatto che la scelta di una parte del centrodestra di appoggiare il presidente uscente, che dopo 20 anni di governo col centrosinistra, dopo 20 anni di opposizione al suo governo, un pezzo di elettorato l'abbia proprio staccato e portato verso magari una destra più radicale che in tempi, insomma, che con modalità diverse non avrebbe votato, per capirci. Se il centrodestra fosse stato tutto unito, fosse un pezzo di voto che è andato alla Lega sarebbe andato a Forza Italia. E il secondo aspetto è che l'ultima settimana si è spinto molto sui temi cari alla Lega, e questo l'ha aiutati, la comunicazione nazionale era fortemente orientata su questo e l'ha spinto, i messaggi positivi, come dicevo, sono scomparsi un paio di settimane fa, quindi anche un grosso traino elettorale. Il terzo aspetto è quello che dicevo all'inizio. È un modo in cui la comunità cerca il cambiamento. Per me è il modo sbagliato, cioè quello di cercarlo attraverso la rabbia, il coltivare, il trovare il capro espiatorio, sono meccanismi antichi come antico il mondo, che ancora oggi funzionano, ma che secondo me incanalano energie nel verso sbagliato. Allora, quando dico sfidare in consiglio regionale le forze dell'opposizione, significa provare a uscire da questa dialettica, che non è di pura negatività, anzi di proposte, sulla proposta vediamo chi ha più filo da tessere e con la piena dignità anche di proposte che vengono da altre parti nel momento in cui sono buone per la comunità regionale. Sì, un altro elemento che secondo me rafforzerà la stabilità di governo. Stabilità di governo, governabilità sono un valore che va al di là di chi ha vinto. Abbiamo vinto noi con la governabilità, è un fatto positivo. La Liguria non so quanto sarà una vittoria, perché lì c'è il tema della governabilità completamente aperto. È vero che ne abbiamo perso, ma non so se altri hanno vinta, per capirci. Forse è rimasto un terreno di contesa, lo vedremo nei prossimi giorni. Qua la governabilità è un valore aggiunto, vale per noi, avessero vinti altri, l'avessero fatto con governabilità sarebbe stato comunque un fatto positivo per tutti. E quello è un ulteriore elemento di robustezza della solidità della maggioranza.
Al di là della campagna elettorale, no? Guardando un attimo ai risultati, 19% Lega Nord e Fratelli d'Italia, 21% grosso modo 5 Stelle, ci sono temi che generalmente vengono considerati temi cari, no? Ma non può essere anche ormai con un 40% dei temi che la gente sente? Cioè, vedendoli in un altro modo, non possono diventare dei temi su cui ragionare? Come soluzione ai problemi sicuramente. Allora, i 5 Stelle hanno costruito la loro fortuna sui privilegi della politica. Il ragionamento qui è stato fatto e portato fino in fondo. Se avete notato, è uscito quasi dalla campagna elettorale. Anzi, l'unico che ne parlava forse ero io, perché volevo proprio demarcare il cambiamento, no? E quindi non ci sono più i vitalizi, non hai più gli stipendi di una volta, viene quindi equiparato a quello del sindaco del comune capoluogo. C'è veramente un cambio importante da questo punto di vista. E da una tensione oggi abbiamo una risposta. Su quel terreno è difficile che si venga sfidati, l'abbiamo tolto dalla polemica politica. Quali sono gli altri temi? Poca trasparenza, poca partecipazione. Trasparenza e partecipazione sono i due motti con cui ho iniziato il mio percorso, quindi lavoreremo su trasparenza e partecipazione. Quando avremo asciugato questi temi, allora si dovrà andare sulle questioni più concrete. È lì che io voglio arrivare nel confronto con queste forze politiche, ma togliendo, chiamiamo, il terreno facile che accarezza la pancia al popolo e dice: ah, su questo stanno facendo disastri. No, su questo siamo stati in grado di fare un grosso passo in avanti. Bene, adesso andiamo, mi dicevo prima, la ciccia delle questioni. E tre donne. Cosa ho detto prima, che dovremmo forse ricorrere anche ad esterni, che non ci si arriva? Adesso, interni donne, tre mi sa che non ce ne sono in tutta, in tutta l'alleanza, quindi... La deduzione è corretta. E proprio la parola necessità è quella che la descrive. Posto. Si assomiglia più a una conferenza che a una conferenza stampa. Per quanto riguarda il PD, ha vinto le primarie, ha vinto le elezioni, però il PD regionale è ancora fermo al congresso di ci saranno problemi con il PD, è necessario un Beh, la composizione degli organismi rispecchia un passaggio particolare che abbiamo ampiamente superato nei fatti. E quindi se, non abbiamo mai posto da agosto dell'anno scorso la questione in termini di contrapposizione interna al PD. Lo stesso vice segretario Guerini in momenti più caldi aveva invitato a fare qualche passo in avanti per allargare tutti gli organismi alla partecipazione del partito. Credo sarà un tema che il PD si assumerà, ma come valore, non come problema. Cioè, io l'ho sempre detto, far partecipare tutti quanti un organismo significa raccogliere poi quei contributi che permettono di far sintesi. Una partecipazione limitata, tenendo fuori una parte di partito, dopo per far sintesi deve cercare altri luoghi. Un organismo, se vuole essere forte, deve essere luogo di confronto. Un po' a dire lo demando ad altri perché lì la rappresentatività è più ampia. È un po' il ragionamento che ha fatto Guerini, mi sembra sano, si troveranno i modi, sono convinto, lo deciderà nei prossimi giorni il Partito Democratico per chiudere questo vulnus definitivamente, facendo partecipare tutti anche all'assemblea, che è la parte rimasta, diciamo, strettamente ancorata alle dinamiche del congresso. La vice segreteria del partito? La vice segreteria è stata una scelta proprio simbolica per dare la piena partecipazione alla fase nuova. Cioè l'ho utilizzata molto poco come ruolo, quello di vicepresidente, perché aveva questa inquadratura, ma certamente sì. Oggi credo non abbia più ragione d'essere, l'abbiamo dimostrato con i fatti, la capacità di essere uniti. Sarà una variazione di bilancio tra i primi atti? Penso proprio di sì, perché ci sono capitoli fondamentali che sono rimasti senza risorse e dovremo provvedere. Bene? Posto? Possiamo andare a nanna? Grazie.
Bene, allora ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV e di Pesaro TV. Siamo con il Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli. Allora, Presidente, appena terminata la conferenza stampa che noi abbiamo trasmesso in diretta, innanzitutto come va, come sta? Bene, a parte i 2 ore di sonno in una nottata molto intensa, però diciamo, l'adrenalina del risultato e anche il carico di responsabilità che guardo verso il futuro in questo momento mi tiene ancora ben sveglio, e sarà nei prossimi giorni che inizieremo veramente a lavorare sul governo della regione, sulle cose da fare. Ecco, quando ha capito, dati exit poll alla mano, che lei stava per assumere questo importante incarico, qual è il primo pensiero che le è venuto in mente? Ma il primo pensiero è stato proprio quello, dicendo adesso si inizia a far sul serio, perché finché non li vedi i risultati uno non ci crede, anche se i sondaggi davano questi numeri ormai da un po', e quando abbiamo iniziato a vedere verso le 2 di notte che con più di 1000 collegi scrutinati, seggi scrutinati, eravamo sopra il 40%, ha detto allora si fa sul serio. Ho iniziato a pensare a una specie di prima agenda delle cose da fare, e la prima cosa che mi è venuta in mente è devo andare a trovare i miei ragazzi, perché sono stati carinissimi, sono stato a scuola fino a un mese fa, hanno vissuto anche loro un po' di questo percorso con molta curiosità, e mi sembra giusto come prima cosa andare a trovare, insomma, far capire che magari le nostre strade andranno in direzioni diverse, però penso che ognuno porterà con sé il ricordo del percorso che abbiamo fatto insieme. C'è un partito che è quello dell'astensionismo che ha avuto un risultato incredibile, 1 su 2, un marchigiano su 2 non è andato a votare, lei però dovrà essere il presidente anche di chi non è andato a votare. Sì, lo assumo come dato politico importante, cioè tener conto che la metà dei marchigiani sono andati a votare deve essere un pensiero che sta nel governo che faremo nei prossimi anni, ovvero improntare le scelte a ricreare quel clima di fiducia fra politica, istituzioni, governo e cittadini che chiaramente si è perso. Se molti non sono andati a votare vuol dire che non credono neanche nella protesta, cioè siamo arrivati a un livello in cui dicono anche chi protesta alla fine lo fa per sé, non lo fa per portare avanti istanze che mi riguardano. E nel governo regionale possiamo giocare cose importanti, abbiamo un ruolo su temi significativi come il lavoro, non che lo creeremo noi direttamente, ma possiamo dare un contributo alle aziende che possono e vogliono competere. Sui servizi ci occupiamo di salute, che è la questione più importante in assoluto, tutto quello che riusciremo a fare sarà un messaggio alla comunità di vicinanza e di attenzione, c'è una politica che si occupa di cose, che è vicino alle comunità, che interpreta al meglio quello di cui tutti abbiamo bisogno, e come risultati che misureranno un buon governo sarà solo quello che riusciremo a realizzare, ma anche quante persone ritroveranno la fiducia e torneranno a votare. Allora, lei viene da Pesaro, dove è stato sindaco per 10 anni, per tantissimo tempo qui si è detto la regione è anche una centrica, quindi adesso il baricentro si sposterà un po' più verso Pesaro? Ma il baricentro si deve spostare su tutti i territori regionali, e quando abbiamo annunciato un governo fatto di trasparenza significa far vedere a tutti come vengono utilizzate le risorse e fare in modo che laddove abbiamo servizi che devono essere distribuiti sul territorio ognuno abbia quello che serve, perché dobbiamo rispondere ai cittadini che hanno bisogno di servizi. Poi invece rimane il ruolo di Ancona sul ruolo di capoluogo, pensiamo a quelle attività che puoi fare solo su un bacino di 1,5 milioni di abitanti, non è replicabile il porto o l'aeroporto come quelli che ci sono nel capoluogo ed sono a servizio dell'intera comunità marchigiana, quindi sono scelte che rimangono appannaggio di questa città che anzi se sviluppate tengono insieme il ruolo del capoluogo e il modo ottimale di organizzare i servizi per la regione. Allora la giunta dovrà farla, ma sicuramente già nella sua testa ci sono i nomi o perlomeno gran parte di quelli che sono venuti fuori dalle liste, dalle urne, ma ci sono anche, come diceva prima in conferenza stampa, 3 donne che non ci sono, non sono uscite dal voto e quindi bisognerà trovarle esternamente. Ci può anticipare qualche cosa? Ma sulla giunta è prematuro, perché non ho avuto nessun modo di confrontarmi neanche con gli altri che hanno visto i risultati, e faremo tutti i passaggi, manterremo l'impegno di 3 uomini e 3 donne, rappresentanza del territorio, competenza e anche ovviamente un equilibrio dentro chi ha portato voti alla vittoria elettorale, quindi dentro l'alleanza. Questi ingredienti mescolati fra loro ci daranno la nuova giunta. Quando ci sarà questa nuova giunta? Ma credo presto, qualche giorno, adesso non metto una data perché magari poi rischio di essere smentito, però qualche giorno e ci arriveremo. Comunque ha una bella maggioranza solida. E questo aiuta molto a fare le cose bene, nei tempi giusti e partire col piede giusto. Allora, in bocca al lupo. Grazie. Ed è tutto da Ancona, a voi la linea.